Benvenuti su Ogni Momento, io sono Veronica e oggi con molto piacere vi presento un video di Veronica Gerardi. Veronica Gerardi è operatrice olistica e specializzata in tecniche energetiche e cofondatrice dell'Accademia AMOS. In questo bellissimo video ci parlerà di medicina popolare e sulle loro potenzialità. Un video quindi da non perdersi. Io vi saluto, vi ringrazio e a presto. Buongiorno e benvenuti in ogni momento. Io sono Veronica Gerardi e oggi ti voglio parlare, o meglio, ti voglio proporre un nuovo punto di vista. Un punto di vista che parte dall'analisi sia delle etnomedicine che delle medicine allopatiche e è da un'analisi che ti vuole proporre e ti vuole mostrare come le medicine tradizionali, le medicine popolari, le discipline del benessere da cui queste derivano, possono collaborare e stanno comunicando con la medicina allopatica, non da oggi, ma da moltissimo tempo. Partiamo innanzitutto da un presupposto fondamentale, che è l'etnomedicina. Inquadriamo tutto il discorso su una base appunto etnomedica. Intanto, che cos'è l'etnomedicina? L'etnomedicina è una branchia dell'antropologia medica che si occupa dello studio di tutte quelle medicine popolari, tradizionali, in particolare di quelle che non hanno trovato una forma scritta. E perché una branca dell'antropologia medica si dovrebbe occupare di questo? Per due motivi, diciamo, fondamentali. Il primo è che gran parte della popolazione mondiale non può accedere ad un'altra forma di cura se non quella, diciamo, tradizionale, popolare, religiosa, ok? E il secondo motivo è proprio perché questi nuovi studi e queste medicine popolari possono fornire una nuova fonte di ricerca proprio per la medicina allopatica tradizionale. E quindi queste medicine popolari che uniscono un po', diciamo, anche l'aspetto sacro, l'aspetto religioso, l'aspetto antropologico, vengono analizzate e viste in chiavi differenti. E questo perché? Perché oggigiorno stiamo assistendo sempre di più a un ritorno in auge dell'utilizzo di moltissime tecniche, di moltissime discipline che derivano dalle medicine popolari di tutto il mondo. Da quella indiana a quella cinese, a quella della cultura indiana americana, a quella dei curandero del Sud America, insomma, siamo attorniati da un mondo bellissimo di medicine che stanno rinascendo e stanno tornando in auge e gridano sempre di più a gran voce quello che è il loro messaggio e quelle che sono le loro potenzialità. A suffragio di ciò ti voglio portare il punto di vista di tre antropologi, in particolare il professor Lanternari, il professor Sepilli e il professor Satriani, che parlano, spiegano e hanno analizzato proprio questo fenomeno, cioè il ritorno in auge di queste discipline e di queste figure, ovviamente, che praticano queste discipline. Il loro punto di vista è stato anche raccolto in un bellissimo libro, dove loro hanno lasciato delle interviste, e si chiama Guaritori di Campania di Paola Giovetti, che ti consiglio di leggere perché è un libro veramente utile, bello e redatto in maniera precisa. Insomma, è un libro dal mio punto di vista di valore che ti consiglio di leggere. Tutte e tre queste figure, che appunto ti ho prima citato, provano a spiegare questo fenomeno e i loro punti di vista più o meno convergono tutti in una possibile, probabile spiegazione di questo ritorno in auge, ovvero un momento di vuoto psicologico che sta caratterizzando un po' questo periodo storico, ma soprattutto anche un'eccessiva burocratizzazione di quella che è la figura del medico, che sempre di più si sta, diciamo, specializzando, dimenticando quella che è un po' l'interezza dell'individuo. E infatti, d'altro canto, dall'altra parte, ci si ritrova ad avere a che fare con delle persone, dei terapeuti, degli esperti che
mi rivolgo sempre a persone preparate, che hanno cognizione di causa e non persone che si improvvisano guaritori o santoni, ma persone che hanno studiato, hanno una formazione di anatomia, di fisiologia, conoscono il corpo umano, conoscono la psiche umana, ma utilizzano anche delle tecniche e delle conoscenze che sono magari più antiche e più tradizionali. Queste figure infatti tendono in realtà a ristabilire quella che è un'unione tra la psiche del paziente, del cliente, della persona e il suo corpo, generando così anche un nuovo rapporto di fiducia tra terapeuta e paziente, che purtroppo in questo periodo storico un po', insomma, tra medico e paziente si sta inclinando, però non entriamo in questo territorio un po' scivoloso. Tutti e tre questi antropologi, in particolare il professor Lanternari, mostrano anche come all'estero la comunicazione tra queste due medicine, medicine allopatiche e medicine bionaturali, diciamo, sia già in atto ed avvenga in maniera del tutto naturale. Lui stesso porta, per esempio, quella che è la sua esperienza in prima persona, che ha avuto negli ospedali ad Akkar, dove in neuropsichiatria, nei reparti di neuropsichiatria, collaboravano con i neuropsichiatri anche diciamo gli sciamani, i guaritori del luogo, nella cura in particolare di determinati tipi di nevrosi. E questo è un punto di vista interessante, e io stessa posso testimoniarvi come, per esempio, nell'Africa del Sud, in particolare in Zimbabwe, nell'ospedale St. Patrick Hospital in Wange, dove ho lavorato e collaborato con una suora austriaca che mi è rimasta nel cuore, Sister Joanna. Lei all'interno dell'ospedale è stata la fondatrice dell'ospedale, attraverso un lavoro e la collaborazione di moltissime ONG è riuscita a creare un ospedale allopatico sano e serio in quel territorio, e all'interno di questo ospedale ha aperto uno studio di riflessologia plantare, e lei pratica e insegna la riflessologia plantare per aiutare le persone del luogo che molto spesso, diciamo, non hanno nemmeno i soldi per comprare i farmaci, e quindi in un qualche modo, diciamo, si attua un qualche scambio. Però all'interno dell'ospedale funziona in maniera perfettamente precisa e puntuale questo servizio di riflessologia, che si occupa di curare, di gestire problematiche fisiche, emozionali, dai bambini dalla primissima infanzia fino agli adulti, se non anche agli anziani. E questo è un esempio di come medicina allopatica e medicine bionaturali possono tranquillamente, e stanno già comunicando e fornendo, e la loro interazione sta fornendo un grandissimo contributo in realtà alle persone che poi ne usufruiscono e che ne fanno appunto uso. Un esempio emblematico anche di quella che è la comunicazione tra la medicina allopatica e determinate tecniche bionaturali sono gli studi, molti studi che si stanno facendo e che si sono fatti. In particolare te ne cito uno che a me è molto caro, e che è lo studio che ha portato avanti il neuropsichiatra Luigi Lapi in collaborazione con il dottor Gerardo Ciannella, nella dimostrazione e nella spiegazione di quella che è la biopranoterapia. La biopranoterapia è un'arte antichissima, sappiamo che ha una tradizione che deriva, diciamo, dalla medicina indiana. E lui, in collaborazione appunto con il dottor Ciannella, hanno provato a spiegare quello che è il fenomeno, innanzitutto dal punto di vista fisico, chimico, organolettico, e poi anche che cosa avviene, che cambiamenti avvengono sia nel terapeuta che nel paziente che riceve, mentre riceve la terapia, prima e dopo. E hanno messo a punto dei macchinari, un doppio elettroencefalografo, proprio per misurare che cosa accade prima, dopo, durante. E ti consiglio di informarti su quella che è stata questa ricerca, ne trovi gli effetti, ne trovi gli studi riportati in molti libri,
biopranoterapia, per esempio tecnica pranopratica del professor Laguzzi, lezioni mediterranee, ma lo trovi anche in pranoterapia scientifica di Xenia Editori, redatte dallo stesso Luigi Lapi. Insomma, ci sono molti testi che parlano di questi loro studi. E sono studi che hanno effettivamente trovato un seguito e che mostrano come figure mediche allopatiche si stanno sempre di più via via interessando alla spiegazione seria, scientifica anche di determinate tecniche bionaturali, discipline bionaturali che in qualche modo derivano dalla medicina popolare italiana e non. Insomma, togliamo il nostro patriottismo e abbracciamo il mondo in tutte le sue manifestazioni e anche nell'accorgerci di quando appunto ci sono delle tecniche che sono valide e che utilizziamo, ma soprattutto che possiamo spiegare, possiamo trovare un fondamento. Io non sono per il credere, ma non sono neanche per il precludermi di capire. Quindi quello che io mi auspico è che oggigiorno sempre di più si aprano, ci sia spazio per lo studio, per la ricerca e per trovare un senso al funzionamento di moltissime discipline e che una volta scoperto, capito, compreso, almeno in parte come funzionano determinate discipline del benessere, si possano anche integrare in modo sano, serio, con la medicina allopatica. Perché no? Insomma, questa comunicazione può nascere, secondo me, tanto e può essere un arricchimento per tutte e due queste medicine che sono radicate in noi, che sempre di più ormai insomma vogliono comunicare. Ci sono moltissimi segnali e lo spazio di manovra dal mio punto di vista c'è, e quindi mi auspico proprio che sempre di più si creino spazi per la ricerca, per andare a riscoprire il senso e il funzionamento di moltissime cose che talvolta utilizziamo anche in maniera del tutto spontanea e naturale. E quindi in questo video voglio lasciarti così, semplicemente mostrandoti una finestra, una possibilità, e voglio invitarti ad andarti a documentare, a studiare, a guardare di cosa si occupa l'etnomedicina e di quali sono le ricerche e i passi in avanti che sta compiendo, quali sono le ricerche che si stanno portando avanti anche in contesti allopatici e che possono risultare un passo in avanti proprio e una nuova frontiera per le discipline bionaturali. Io ti ringrazio per avermi dedicato il tuo tempo, ti auguro una meravigliosa giornata e ti invito a ritrovarci sempre qui in ogni momento il prossimo mese. A presto!